Gli sport non si fermano, vanno avanti e i tecnici federali si aggiornano. Presso il Palacross è svolto il corso di aggiornamento alla presenza del campione olimpico Francesco Faraldo, imparando così le tecniche di caduta. Sì, imparare a cadere senza farsi male. Beh, in uno sport di combattimento la caduta è la parte fondamentale. Prima ancora di accedere a quello che possono essere le tecniche, la caduta evita tante cose, acquisisci sicurezza e dopodiché possiamo accedere all'ABC del judo cercando in modo molto formale di far crescere anche il bambino, dandogli comunque sicurezza. Quanti tipi di caduta vi sono? Noi abbiamo varie cadute, sono cinque le cadute, di cui anche la capriola diciamo è la parte più importante, proprio per evitare che il bambino possa evitare qualche lussazione o addirittura qualche lesione. Un ruolo fondamentale lo giocano anche i piedi nudi. Prendiamo la parte fondamentale per quanto riguarda la capriola, che è importante e primaria, proprio per evitare alcune lesioni e far acquisire al bambino più sicurezza. E poi vi è l'importanza anche di avere un professore di scienze motorie alla scuola primaria. Sì, questo è uno dei progetti che la Vezzali sta attuando prossimamente, penso per il futuro, cercare di portare già alle primarie un professore di educazione fisica, che è importante, magari affiancarlo a qualsiasi altro settore che possa essere judo, karate e tanti altri sport. Comunque la figura del professore di educazione fisica già alle primarie è importantissimo. Oggi lo voglio chiedere a un campione olimpico. Ma qual è lo stato del judo in Italia? Oggi il judo in Italia è in grandissima crescita. Alle Olimpiadi di Tokyo abbiamo avuto varie medaglie, per lo più nelle donne. Poi abbiamo avuto Fabio Basile, Rio 2016, la medaglia d'oro. Posso citare Pino Maddaloni e tanti altri campioni che hanno vinto medaglie importanti in Italia. Il judo sta crescendo tantissimo veramente. Ed è particolare come cresca sempre più in Calabria. Certo, questo è un motivo di vanto. Anche oggi per noi questa formazione è un momento di aggregazione, laddove comunque c'è uno scambio di idee proprio per far crescere anche la regione. Chiudere vorrei chiedere al campione olimpico Faraldo, non ai tecnici federali, ma ai ragazzi che vorrebbero avvicinarsi al judo, qual è il motto? Io dico sempre che almeno una volta nella vita i bambini devono venire in palestra, il genitore deve investire nel judo perché è una disciplina che racchiude veramente tanti valori, di cui i principi che ci insegna la disciplina stessa, ma anche crescere in modo molto educato, perché comunque abbiamo delle regole e siamo molto rigidi da questo punto di vista. E ritorna il trofeo Milone. Quando parliamo di Milone parliamo di una figura mitica per questa città e questo territorio. Mi dispiace che praticamente altre persone, soprattutto le istituzioni, non valorizzano tanto quanto la colonna di capocolonna la figura di Milone, perché potrebbe essere un richiamo per l'attività culturale di Crotone e questo qua. Noi adesso, oltre ad oggi che faremo questo trofeo qua in onore sempre della figura di cui se ne parlerà in tutta Italia, si vedono delle immagini così che parleremo di questa figura. Noi se le istituzioni sono disponibili e le strutture praticamente reggono all'impatto, noi per il 2022 possiamo fare un torneo nazionale, stiamo parlando, con 2000 persone che possono venire in questa città, dove portano benessere, visibilità. Al corso di aggiornamento c'erano i tecnici federali della Calabria e con il professore Brugelis abbiamo parlato dei suoi ragazzi che ancora si allenano per strada. Purtroppo questa pandemia ha colpito direttamente la nostra disciplina, essendo uno sport di contatto e praticamente c'è la vicinanza e quindi i genitori per motivi vari praticamente stanno. Però stiamo cercando di ricostruire il tessuto agonistico che è la cosa importantissima in questo caso. Anche perché proporremo una nuova formula che è stata già fatta, chiamata gioco judo, che non è che mira solo e direttamente al risultato agonistico, no. Tu facendo dei movimenti a giocare, correre, arrampicarsi, rotolarsi, il contatto, fa crescere la visibilità, praticamente la fiducia in se stesso, la sicurezza e soprattutto la socializzazione con gli altri.
quello che manca adesso ai ragazzi nostri.